Segnale News. Le 11 a Aperte Online, ancora buona giornata. Apriamo l'informazione locale con i trasporti. Si susseguono ancora i disagi per i pendolari che usufruiscono delle corse Cotral in provincia di Frosinone e nonostante gli appelli di molti primi cittadini, la Regione Lazio ancora non ritiene opportuno cominciare a discutere con l'azienda di trasporto pubblico e con il territorio una possibile strategia che possa migliorare le attuali condizioni di viaggio dei cittadini. A dichiararlo è Mario Abruzzese, consigliere regionale di Forza Italia. Su questo argomento, prosegue Abruzzese, sta pesando l'immobilismo dell'amministrazione regionale che, nonostante i buoni propositi espressi durante il consiglio straordinario sul trasporto pubblico espressi dall'assessore Civita, ancora non si è definito un piano di azione e di intervento per dirimere le criticità in essere. Cambiamo decisamente argomento. Si è concluso in questi giorni il restauro del plastico della città di Arpino, che il professor Giuseppe Ranaldi della scuola media Cicerone, diretta dal preside Modesto Galante, realizzò nel 1961 insieme agli alunni dell'epoca, ovvero Angelo Contucci, Evaldo Gabriele, Vincenzo Iafrate, Alfredo Giannaccari. Il docente distaccato Nestore Corona, sollecitato in tal senso, ha accolto con entusiasmo l'invito al restauro, essendo tra l'altro un esperto di arte presepiale. È stato svolto un ottimo lavoro di ripulitura e successivamente di ricostruzione di vari pezzi, riverniciatura e installazione di bandierine, per individuare i monumenti e le emergenze storico-archeologiche della città. Una nuova conquista ed un servizio unico ed efficace. Il sito diocesisora.it è accessibile dagli ipovedenti particolarmente svantaggiati nel panorama dei siti internet, costruiti per la stragrande maggioranza con criteri per loro assolutamente penalizzanti. L'innovazione tecnologica viaggia però ormai a ritmi inimmaginabili, affermano dalla diocesi di Sora, offrendo strumenti e tecniche che consentono di avvicinare alla rete una sempre maggiore fetta di individui, anche quando le problematiche fisiche potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile. Per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze di tutti, dai tecnici della pastorale digitale che si prendono cura del sito diocesano diocesisora.it vengono apportati continui miglioramenti nella qualità grafica e nella funzionalità, che favoriscono la fruizione da parte di un numero sempre maggiore di fedeli che possono ritrovare notizie, foto, documenti, pagine di storia della diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, che vengono raccontate dai volontari che da ogni luogo riescono a far parlare il cuore della gente. La pagina sportiva: auguri al neo presidente del Tennis Club Pontecorvo, Angelo Sparagna. A parlare è il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. A nome personale e dell'intera amministrazione comunale, afferma il primo cittadino, vorrei rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro ad Angelo Sparagna, neo presidente del Tennis Club Pontecorvo. Sicuramente opererà nell'unico interesse dei tanti appassionati di questo bellissimo sport. L'amministrazione comunale tutta, ma in particolar modo il delegato allo sport Gabriele Tanzi, non farà mancare il giusto sostegno e la giusta collaborazione al club e ai suoi soci. Un gruppo di persone, continua il primo cittadino, che ormai da anni si impegna con dedizione ed è un punto fermo per gli appassionati di tennis. Questa mattina torniamo a parlare di politica. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito della Regione Lazio, alla sezione bandi di gara, è stato pubblicato il bando per l'appalto dei lavori di ripristino della via Lungoliri, Salvatore Spiridigliozzi, nel centro abitato di Pontecorvo, e mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico del versante. L'importo dei lavori a base di gara ammonta a circa ad 1.181.000 euro, di cui 90.000 euro per oneri della sicurezza. Il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento programmato, se non diversamente offerto in sede di gara, è di 395 giorni. Il bando prevede un termine di almeno 26 giorni per la presentazione delle offerte, avendo posto un progetto esecutivo a base di gara. Pertanto, entro il prossimo 2 marzo dovranno pervenire le offerte dei concorrenti. Il 17 marzo è prevista la prima seduta di gara. E concludiamo
Con una notizia ovviamente curiosa, continua la saga dei film a luci rosse realizzate da attori amatoriali. L'ultimo prodotto ha un titolo inequivocabile, Le calde signore di Frosinone, un titolo che non ha bisogno ovviamente di commenti, un film per la cui uscita in edicola nei prossimi giorni c'è una particolare attesa e molti si stanno chiedendo chi possono essere gli attori protagonisti della pellicola e chissà se le immagini contenute poi all'interno del film non possano aiutare a dare una risposta a questa domanda. È tutto per il momento, noi torneremo più tardi. Segnale News.